Benvenuti al primo episodio del format retro game su Sabaku no Sutorime. Sappiate che a qualunque domanda che comincia con Mike, porterai X in questo format? La risposta è sì. Preparatevi a Tenchu, preparatevi a Legacy of Kain. Preparatevi a Ridge Racer! Preparatevi a qualunque cosa il vostro cuore possa pensare si tratti di retro gaming. Qualunque cosa non abbia a che fare con un HDMI è retro game. Per me. Quindi, benvenuti. Di tutto cuore. Ho deciso stasera di cominciare con qualcosa di non preannunciato e di fortemente di nicchia, speciale e da molti sconosciuto. Una di quelle sorprese che ritengo essere tra i videogiochi più sottovalutati della storia della sesta generazione. Molti di voi non l'avranno mai neanche sentito nominare, ma io sono qui a mostrarvene la copertina con molta carica, perché sono anni che volevo rigiocarlo, anni, tantissimi anni. In vita mia ho potuto videogiocare questo titolo solo una volta, questo è come uno spirito della riscoperta live. Beh, non stupirà per poco nessuno di voi. Ho spento un'immagine. L'ho fatto scomparire il background perché, insomma, definire decimata la quantità, in decimazione la quantità di persone che possono anche solo averlo sentito nominare è un eufemismo. Questo sarà oggi l'inizio di Sky Odyssey, un titolo PlayStation 2 estremamente poco di successo rispetto al suo potenziale e potenza. È meraviglioso. Lo ricordo meraviglioso. È veramente qualcosa che cominceremo. Sappiate che è mia intenzione in questo format non giocare solo per presentarvi un titolo e poi andare avanti. È uscito il 15 novembre 2000, esattamente, e lo giocheremo con completismo. E il format non sarà necessariamente tutto 4 terzi, ma diciamo che il 16 noni pre-HDMI. Tempo al tempo. Lo giocheremo con amore, ragazzi. E io non ricordo nulla, quasi niente di questo videogioco. Praticamente il vuoto, se non quanto sorprendente e divertente, memorabile e rincuorante fu giocarlo. Io che apprezzo particolarmente il gaming nel volo, il volo nel gaming. Qui non avremo un Ace Combat e non avremo un Flight Simulator. È un titolo arcade che ha come prerogativa qualcosa di quasi mai visto purtroppo nel videogioco ed è una cosa fuori di testa per me, una sorta di buco nero nel mercato che è difficile riempire a causa dei costi dei numeri, ma questo è un volo, è un gioco di volo di avventura. Di avventura e forse è il momento di farvi sentire questo suono. Eccoci qua. Allora. Bordino. Ok. Eccoci qua. Molto bene. Allora, lo riaggiusto un secondo.
Quindi se lo metto full screen prende questo spazio. Ok. Eccoci qua. Allora, italiano. Ah, ovviamente ce l'ho originale. Lo vogliamo fare? Quanto me ne pentirò. Oh, quanto me ne pentirò. Ah. Santo cielo. Non cadere, non cadere. Ti prego. Ti prego, per favore. Reggi, reggi, reggi. Non male questo tutorial 2.5, vero? Non male per niente. Allora, eccoci. Vabbè, il green screen non importa. Questo è Sky Odyssey. Ma ho deciso anche di farvi percepire un po' di stuzzichio nei confronti del futuro. Hello, beautiful. Ma non solo. Flexiamo l'autofocus. Ah, questo è il 3. Noi non cominceremo dal 3. E ovviamente, parlando di cose più di nicchia, che io devo portarvi con tutto l'amore e la passione del mondo, uno dei miei videogiochi PlayStation 2 preferiti di sempre. Da tutto il parco titoli. Tutto il parco titoli dell'intera sesta generazione, comprese di tutte le console. Stuntman. Oh yeah. Oh, yeah. Ho anche Dog's Life originale, ma non posso tirar fuori la mia intera libreria. Sarebbe l'ultima cosa che faccio oggi. Ok. Olè. Ah, sì, Sudorima. Sei diventato quello che dovevi essere. Ce l'ho Extermination. È lì. Ragazzi, con chi credete di stare parlando? Direbbe Otacon. Molto bene. Quello che non abbiamo mai potuto fare da piccoli. Delicatissimo. Delicatissimo.
Sentite la melodia. Spinny booty, Koshkeyuoboa, Sharperit, Barbarico, Lidarein, Allswag, Vodux, Lohanwell, Nadro, Crystal Spider, grazie dei Gil, Bellini, grazie del dono, Excrutor, Joe, Janzu, benvenuti a tutti. Overboard, certo che lo conosco! Io qui, ragazzi, lasciamo perdere. Lemat, Ricky, Zen, Kodokuna, Digisi, numero 2, Kletson, grazie, Damage, e torniamo. Allora, per chi avesse curiosità di, ah ma Mike, quanto ci occuperà, per quanti mesi giocheremo Sky Odyssey? Secondo me uno, perché il gioco, se lo volessimo finire, dura 4 ore, e basta. Ma lo giocheremo con completismo, e io non ricordo nulla di come lo si completa. Kletson mi ha mandato qualche appunto che ho letto prima e ho già dimenticato, ma ovviamente mi ha ricordato il fatto che, come vedrete, ci sono piste segrete su cui atterrare per sbloccare pezzi degli aerei. Ragazzi, è arcade, è un videogioco incredibile. Nuova partita. Controlli normali, ossia il vero volo, controlli facilitati che ti fa fare l'orrore. Gli aerei non fanno così. Cioè, no, o meglio, non fanno solo così. Non hanno il blocco con il perno. Quindi, controlli normali. Eccoci qua. Ragazzi. Come vedete, una delle cose che magari ha coinvolto poco all'epoca era quanto poco parlasse di sé questo videogioco. Colore al cielo, bersaglio, allenamento, volo libero. Ah, il volo libero. L'hangar è dove poter vedere i propri aerei. Il proprio unlocking del gioco, quanto stai sbloccando, cosa stai ottenendo. Ma per farvi capire, no? Hangar. Guardate. Ci sono gli aerei, di cui ne abbiamo 3 per ora. Ma guardate un po'. Ok. Avventura. Vogliamo provare? Sì. Io impazzirò stasera, ragazzi. Impazzirò. Lo adoro. Che racconto. Sembra Shadow of the Colossus. Cambia anche il font, avete visto? Avete riconosciuto il compositore? Allora. Swordfish MK1. Cominciamo con un biplano lento per farvi vedere il gameplay.
Opzione. Direi chilometri orari e metri. Impostazioni controller. Controlli normali. Allora, L2. Mostra e nascondi radar. Mostra, nascondi strumenti. Freno aerodinamico L1 ed R1 contemporaneamente. Il piede è L1 e R1 rispettivamente. Coetanei. Tasto Start, Select. Per pausa e cambio inquadratura. Il D-pad serve a abbassare il... No, per carità di Dio. L'analog. Ok. Diminuisci gas. Aumenta gas. Va bene. Gas. Sì. Abbassa e ritira il carrello d'atterraggio. E via. Gas. Inizia missione. Prima missione. Inizia l'avventura. Vediamo, non ricordo cosa sono queste opzioni. Scenario. Informazioni missione. Explorers and adventurers headed for the region use this small island as a starting point. Only those with the skill and grit to fly through the valley on Arcady Island have a chance at exploring the more dangerous islands. This area is composed of four islands. Rough, unpredictable weather has hampered the establishment of commercial and passenger routes. Because of the wild weather patterns, the islands are relatively unexplored. Many areas are so remote that they remain completely untouched. Ma quanto Final Fantasy 8? Explorers and adventurers from all over the world come here to conquer this unknown wilderness, but all have failed. Somewhere on Destin Island, the lost tower of Maximus is said to lie sleeping, although no one has seen it with their own eyes. Legend has it, on some islands there are pieces of a lost map hidden in ruins, which show the way to Maximus. Daring explorers must search for these map pieces. Believing in their skills, their machines, themselves, and above all, luck. They scour the islands in pursuit of their dreams. They all come in search of the lost tower of Maximus, the Elden Ring, where no one has returned alive. Arcady Island has a temperate climate and arid patches of land in the middle. The western part of the island has a great underground cavern with extremely active geysers. Checkpoint rings are semi-transparent rings located throughout the missions in adventure mode. There are two types of rings, yellow rings and white rings. At the end of your flight, you will receive an evaluation. The more checkpoint rings you fly through, the better your score will be. When you fly through a yellow ring, the name of the area you are passing through will be displayed at the bottom of the screen. The rings are often located in dangerous areas. It is extremely difficult to pass through all the rings. It is not necessary to pass through all of the rings in order to complete the stage. Feel free not to attempt any rings that you judge too difficult. However, keep in mind there are rewards for passing through the rings. Che figata! Ok. Your mission. Safely navigate the ravine near the eastern shore of Arcady Island and land in the clearing. The weather is clear, with some cloud cover over the ocean. Cioè, sentite le host da JRPG incazzatissime. Cioè, vi siete persi questo. Il mondo si è perso questo. E non avete visto ancora il gameplay. Fly northwest towards the ocean. Once you see the ocean, change course and fly due north. Be careful of sudden gusts and air pockets.
When you reach the shore of Arcady Island, fly into the ravine. Fly through the ravine to avoid strong gusts of wind, but be careful to avoid rock slides inside the ravine. Le frane, le frane! Follow the arrow on your radar screen to the clearing. Once you reach the clearing, there will be an airstrip. Land here to complete your mission. È dal 2000 che non ci gioco, ragazzi. Non ci ho mai giocato. Me lo ricordavo, sì! Python no? Ah, ok! Ma lo sentite? Il compositore! Adesso esce Gaius incazzato come una bestia. Oh cielo. Il carrello? Su un biciclo biplano? Non si rientra il carrello in un biplano. Mica siamo nel 3000. Ma sono rimasti i nodi? Il volo rovesciato conta qualcosa? Vum. Ma come ho lisciato? Ah, ruota in acqua 1000 punti? Guardate che bello! Facciamolo, facciamolo!
220 nodi! Decidere come tenere gli strumenti. Qui c'è un video, avete visto? Mi ricordo che c'era una pista forse qua in mezzo. Una pista segreta. Non ha un rapporto peso-potenza adeguato. Ho stallato. Replay. Posso cambiare la visuale? Bellissimo. E se riprovo mi prende lo stesso velivolo? E se provo a cambiare aereo? Che bello. In prima persona è molto più semplice, ma no, è bello avere l'inquadratura esterna. Seleziona aereo. F-109, dai, su. Facciamo i seri. Your mission. Però chissà perché non ha messo i chilometri orari. Questo dovrebbe picchiare un po' di più, eh. Poverino, dovrei prima alzare la coda. Ecco, così si decolla. Allora, qua è più pericoloso, eh? Siamo anche troppo veloci per fare certe curve. Virate, non curve. Non è fregato niente, ragazzi. Magari devo mantenerle per un po', sì, è vero. Oh, ci proviamo poi. Ha 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 ha!
tanto una volta che abbiamo preso tutti gli anelli, poi si esplora. Bellissimo! E perché non ho fatto tono continuo? E ora si possono trovare i segreti, in teoria. E la domanda è, se io faccio successivo, cioè io spero che se faccio riprova mi salvi... Spero che mi faccia salvare tranquillamente la... il risultato, no? Faccio un save state, non si sa mai. Faccio successivo. Facciamo così, faccio riprova... non esserne sicuro, infatti, è vero. Facciamo successivo. Non salviamo il replay. Premi destra e sinistra per selezionare la parte, quindi alto e basso per selezionare il pezzo che desideri. Vedete? Possiamo scegliere un premio, immagino. 3 turbo per ogni missione. Beh, io direi di andare col turbo per ora. Aggiungere turbo 1 al tuo inventario? Sì. Personalizza aereo. Turbo 1. Ecco, vediamo un po'. Punti acrobatici. You can earn acrobatic points by performing rolls, loops and... You can earn acrobatic points by performing rolls. Ok. Quindi ora esploriamo. Your mission. Safely navigate the ravine near the eastern shore of our... The weather is clear. Allora, vediamo se... E come si attiva il turbo? Ah, ok, devo premere accelera 2 volte. Dai, i miei punti!
qualcosa là? No. Sinistra? Vediamo. C'è una grotta nascosta. E io non vedo niente. Sto cercando di guardare anche la mappa, eh. Eccolo, lo vedo, guardate, guardate, c'è un passaggio qua. Altro che ti si sbloccano i jet. Esatto, ci sono cose incredibili in questo videogioco. E qui cosa c'era? Una pista al centro, vero? C'era una grotta là sotto. Ok. Ops. È uno una pista in uno spiazzo aperto, esatto. Ma se uso il boost per decollare? Il massimo punteggio è là o c'è qualcosa sopra? Bisogna scoprirlo. Dobbiamo scoprirlo. Sì, c'è anche l'UFO, io lo sbloccai. Lo sbloccai l'UFO. Grazie Gualtiero.
No, ma li avevo fatti tutti, avevo fatto al 100%, me lo ricordo. È difficile, eh? Certo, non è che c'è la fisica reale del volo, però questo passaggio nascosto. Io mi ricordo che c'era qui c'era la pista su uno spiazzo innalzato, una sorta di colonna di pietra. La mia missione è quella che ricordo meglio del gioco, in realtà. Le altre... merda. Woo! Woo! Come torna? Ah, è indietro! È sopra di quello? Dov'è la pista? E non posso volare in alto, quello è il fatto. C'è lo stallo. Ho fatto una Immelman prima, ragazzi. Sappiate che gli aerei non possono fare così. Ah, ma non è come me la ricordavo. Ti fermi? Ti fermi? Ti fermi? Evviva! Ma quindi c'è un'altra di pista? Dalla destra dello Shinden. Ecco, questi sono i segreti di Sky Odyssey, ragazzi. Ma... ora devo scoprire se c'è una pista... se c'è una pista a... se fai due ori avversario ti dà il radar apposta. Ah sì? Stiamo scoprendo le meccaniche base qui. Allora... la domanda è, devo finire la missione per... per darmela buona o no? Io a livello di memoria... di giocatore, mi ricordo solo questa prima missione e l'ultima nel tempio azteco, diciamo. Vedrete.
se vado qua. Dov'è la pista che mi ricordo che aveva il promontorio, la colonna di roccia? Gli aerofreni che non esistono ovviamente su questi aerei, ma... ha un'identità tutta sua, esatto. Oh, Jacopo, Filippo Lipiffo, Giorte, il Kinai, metalmeccanico Rugok, grazie. Quindi ora faccio successivo. Sì, sì, lo so che esistono i flap, ma non, i flap non fanno questa cosa qui, diciamo, non propriamente. Quindi ora dobbiamo scoprire, facciamo una speedrun. No, non voglio andare al Desert Express. Dobbiamo scoprire se... Ah, il gioco è troppo alto, no. Ok. Proviamo a prendere... Speedrun, punteggio altissimo, ok? Punteggio pazzo, altissimo. Minchia, sto a fare l'hardcore gaming. Thank you.
Avevo tenuto il B, avevo tenuto il boost apposta. Con un aereo performante così senza buff, andava bene, dai. A più! Buono. E ora, quindi, che succede se adesso andiamo in esci, bersaglio... 2 ore ci servono per sbloccare il radar dei segreti. Credo sia il massimo a più, sì. Oh, questa era la grafica originale, come risoluzione. Lellox, Teschio. Eraser Mod. The Frostborn, grazie. E... andiamo con il nostro amico. Inizia il livello? Iniziamo il livello. Mamma mia! Ok. Tempo. Cosa? Cosa? What? La pressione barometrica si riferisce alla forza creata da una massa d'aria. Esistono 2 tipi di sistemi di pressione, alta pressione e bassa pressione. Ma cos'è sta roba? Come scusa? C'è la didattica? Come scusa? Che spettacolo! Guarda! The goal of target mode is to fly through a series of numbered, colored targets and make a successful landing. Here are the basic rules of play. There are 2 sets of targets in each stage, a red set and a blue set. To clear a stage, pass through half of the targets and land at any landing strip before time runs out. To get a high evaluation, fly through either all red or all blue targets in numerical order and land at the same colored landing strip. For an even better evaluation, break the targets at their center. Clear each stage with a high evaluation in a short amount of time to receive a special aircraft after clearing the final stage. Okay. There are 2 sets of 6 targets in this stage, a red set and a blue set. To complete the stage, pass through 6 targets. Ecco che... non è possibile. Non è possibile. Non lo ricordavo per niente. In ordine
Grazie, Sauron del dono. C'era scritto limpido comunque, brutte merde. Allora, ok. Super hardcore, ragazzi. È fomentante. Ragazzi, ma è fighissimo. Ok. Ma con un aereo così scarso funzionerà? Come va, ragazzi? Immagino che non sia un genere per tutti, ma non durerà tantissimo con le live prolisse. Vabbè, longeve che abbiamo. Devo ben atterrare in quella rossa, ragazzo, cioè. Gianfranco Mas, grazie Zarron. Clexon. No, no, no. Questi non devi atterrare col muso in basso. Credi a me. Poi magari in Sky Odyssey ti aiuta, ma non devi atterrare col muso in basso su questi. Per carità. Ok. Allora. Beh, successivo. Medaglia d'oro. Con un'altra medaglia ci diceva appunto Clexon che otterremo. Ah, se metti un muso in basso freni. Sì. Ok. Inizia livello. Oro. There are two sets of to complete the stage, pass through. Grazie. Limpido. Ore 20 e 10. Possiamo farlo di giorno, per favore? All'alba. Alle 7. Ok. Ora dovremmo sbloccare qualcosa quindi con loro. Ma scusate, se sblocchiamo un aereo strafigo e poi ci facciamo la campagna con l'aereo magico? Oh, stavolta lo facciamo blu, eh?
Io che ne so. Tira su, tira su. Questa modalità la facciamo in prima persona perché è super arcade. O meglio, è super gameplay e meno avventura. Cavolo! Allora. Voglio fare i blu, voglio fare i blu. Dobbiamo stare un po' più esterni. Tieniamoci fuori, non importa. Yeah! In prima persona li faccio vomitare, lo so. Io sono abituato, ma... Mamma mia, come svirgola interna. No, no, no. Prima persona. Devo andare dove. No, facciamolo. Freniamo, vabbè. Freniamo. Spero che ci sia il 3 là, perché altrimenti... Ma se salgo? Mi sa che non si può, vero? Ah no, posso e come? E allora chi se ne frega? Mamma mia, cosa vi sto facendo, ragazzi? Ma cosa non vi ho fatto qui? Non avete visto, ma avevo tutto il piede piegato per fare... Resistete, non vomitate! Dai, che è quasi fatta! Dai, è quasi fatta, ragazzi! Stiamo facendo una partita perfetta! Resistete! È una terapia d'urto, ragazzi! È importante imparare a reggere queste cose. Nel gaming. Pensate in VR. Ditemi che è oro comunque. Vi prego, ditemi che è oro comunque. Per favore. Ragazzi, se non è oro... Sono cazzi poco dolci.
Che rischio. Che rischio. E ora il premio? Dobbiamo bannare Clatson. Non c'è premio. Livello 2A, livello 3B. Ah, perché ci sono diversi percorsi. There are hit the start button to display the target. Dice che magari se accedo all'hangar mi sblocca? Beh, mamma mia, gli spacca codici, dobbiamo cercare negli spacca codici. Com'è il volume, ragazzi? Sarebbe bello avere musiche un po' più varie, però. Non ho il boost infinito a ricarica. C'è motivo di giudicare. Magari tiravo un po' e uscivo fuori. Cioè, non era un problema. Ho fatto 6 punti, eh? 7? Facciamo così. Vomitate meno o di più? Secondo me di più. Visto che in terza persona puzza. Ball of smoke. Wow, you're so serious. Solver pack, grazie. Di meno? Vomitate di meno con l'aereo. Ok, mi abituerò allora. Questo per voi è il migliore, vero? Però beccare il centro così è tipo... serve la fortuna. Per l'adventure sono d'accordo, per questa modalità è più difficile cogliere, ma... ce la posso fare. Guarda che cambio di prospettiva infame che mi ha fatto. Dov'è il 6? Ah, è sopra il 6. 8? Non è vero! Schifoso! Baro! Ricorso! Ma non è vero! Erano i punti giusti. Allora, atterriamo veloci. Potremmo farcela comunque, eh? Se prendo un 6 adesso, dico. Acceleriamo in giù. Vediamo quant'è la... eh sì, atterra proprio così nella vita reale.
Ok, conta più la velocità. Let's go. Ok. Ma quindi tocca fare anche i percorsi. Ma quindi facciamo... Oh, possiamo completare al 100% questa modalità stasera, se volete. Così vediamo che sblocchiamo e lo usiamo nella campagna. Dai, forte, ragazzi, completismo! Let's go! Tanto, fortunatamente, ho le mani per farcela, visto che ho sempre adorato i videogiochi di volo. E ho anche pilotato nella vita reale, quindi... Non è proprio la stessa cosa. Allora... Oh, vomito anch'io adesso, eh? Ragazzi, dove sono? Sei. Certo, posso farvi uno spoiler di uno dei jet che mi ricordo di questo gioco. Si può sbloccare persino l'F-22. Scusate, l'F-117. Quello è un 5. Ma quanto in alto bisogna andare? Oh? Quello è un 7. Vabbè, l'8 sarà laggiù sotto la pista. Quindi 1, 2, 3. Ok. Va bene, Oga. Ti avevo dato il VIP per un mese, ti ricordi? Quanti ne sono passati? Stai molto attento. La terza persona ubriaca, ragazzi, non è cosa. Pronti? 3, 2, 1. Qui! Come battere molti in PvP Ice Combat? Sarà tostissima da fare. Non è un aereo che se la vive molto bene con l'altitudine. In questo videogioco, ovviamente.
quanto ce la facciamo, ce la possiamo fare. Ah, ma e dov'è il C? È là il C. Non si vede nulla. Wow, yeah! Sono, guardate, era da quando ero ragazzino che volevo rigiocarlo. Ok. Merda. Merda. No, 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 facciamoli no. Prendiamo quota lentamente, altrimenti non ce la faremo. Stalliamo ed è la fine. Sì, no, il pensiero che io stia per registrare e vivere insieme a voi per sempre il completismo di questo titolo è bellissimo. Il cono arancione indica la pista. Oh, questo mi è sembrato di intuire dal gameplay. Comunque non so se state notando che non stiamo per niente, non abbiamo, allora io immagino che secondo loro questa cosa andrebbe fatta con l'aereo potenziato, quelli sbloccati avanzati, noi giochiamo da una vita, lo stiamo un po' fregando, ma sta diventando più difficile entrare entro il tempo limite, Ma io da piccolissimo giocavo a Pilot Wings, non so se conoscete Pilot Wings. Questo è oro, abbastanza garantito. Yeah! E c'erano i replay, ragazzi, c'erano i replay. La recluta Rocket, grazie. Stupende parole. E non è mai piccolo, una sub non è mai qualcosa di piccola. Carmi Riders, welcome to the Covenant anche a te. Crown Clown, welcome back. Ultimo livello. E mo? There are two sets of 10 targets in this stage. A red set and a blue set. This is the final stage of target mode. Hit the start button to display the target map. Questa sarà difficile. Boss fight. Quanto tempo abbiamo? Ma certo, auguri Flavio. Fight. Ruotano! Quindi qua ci sono due ori. Ok, questa sarà tosta. 7 minuti. Questa mi sembra da focus. Stronzetto. Si fa, sono d'accordo. Dai che avevo fatto una figata. Avevo fatto una vettata.
Ok, buono. È vero, ricorda un sacco la mappa di Final Fantasy 9. È vero. È vero. I boschi. È vero. Che 400 nodi è particolare con un'elica, con un turbo elica. Magari questo è un 1, ma possiamo farcela, eh? Quanto adoro fare i predict. È una delle cose che ludicamente e cognitivamente mi diverte di più in assoluto in vita mia. Il 5 è affanculo. In che senso non è predict, si sa già che il bersaglio scenderà, è quello il predict, quello non puoi predictare qualcosa che non sai, prevedere, prevedere, ok, sai che scende e assetti l'asse in maniera tale da calcolare il tempo necessario per la salita e discesa affinché nel momento X di incrocio tu abbia azzeccato quando prendi il centro, quello è predictare. Altrimenti, cioè, dire testa o croce e indovinare non è predictare, culo. Stiamo facendo una perfect run comunque qua. Mi devo dare il platino. Ragazzi, ma è Turbo Final Fantasy 9! È vero! Merda! Merda. Merda. Mi perdoni, signor Odyssey. Mi accontento. No, stallo. Calma. Sei... Hai tutto il tempo. Accelera, prendi velocità. Emailman.
Occhio a non sbattere sul castello di Alexandria. Ma ragazzi, guardate! Là ci sono i Garuda. Incredibile. Oh, comunque, senza buff all'aereo, Vanilla è una bella sfida, eh? Ci stiamo andando giusti giusti. Odio tutto della mia vita. No, è oro per forza. 75? 75 mi ha fatto cagare addosso. Non capisco perché 75, ma... Ah, perché sono tanti numeri. 10 è tanto. Come successivo? Ho finito. Sono stato bravissimo. Insomma. No! 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 Oh madonna, che paura! A più è il massimo, vero? Mi sono cagato addosso! Mi sono cagato... Ah, ho sbloccato l'UFO subito? L'avevo fatto dopo mesi da piccolo. Compra oggetti. Musica. Fretful. La musica può essere ascoltata nella modalità volo libero, se hai una radio. Radio. Radar. Ti permette di vedere gli oggetti che non sono visibili sul radar normale. Beh, che dire. Questo costa 2 argento. Unlimited boost. Ah, vabbè, ok. A posto. 3 medaglie d'argento equivalgono a una d'oro. Sistema di volo personalizzato. Ok. Ma quindi non pensate che convenga? Ah, ma si resetta. Ah, si resetta. Non c'è il completismo. Non c'è il completismo. Quindi ho comprato il turbo 1 per niente. Nessun turbo. Seleziona aereo. A posto. UFO type gold. Personalizza aereo. Colore. Area 1. Un po' meno shadow comunque, eh? Come, scusa, posso farlo a mano? Bei tempi quando non c'erano solo cazzi nei loghi dei videogiochi. Come faccio a riempire? No, ma che seleziona? Non ho il modo di riempire tutto. Che è sta roba? Perché? Ah, così cancelli. Ma non posso.
Non posso riempire tutto. Devo farlo a mano? Tipo la cosa meno intuitiva del mondo. Non ho nulla? Grazie ragazzi. Un po' simmetrico. Più o meno. Ragazzi, lo sto facendo con l'analogico, ragazzi, è orribile. È un incubo. Ok. Ci sono quasi. Ok, questa è la vera sfida hardcore di oggi. È un po' scioltino, però... Dove appare? Spero che si veda il mio avventura. Personalizza aereo. Ma quindi il radar ora ce l'ho per sempre. E quanto è forte? Quanto è forte l'UFO? No, non l'ho cancellato, è che è nero su nero. No, non l'ho annullato, è che è nero su nero. Il background è nero, quindi il logo è nero, non l'ho cancellato. Your mission. Guardate i riflessi, ragazzi. Il futuro. Fly northwest when you reach fly through follow the arrow once you reach. Ah, in futuro accadrà, Misco. Assolutamente. Ma vola come un aereo! È tipo la cosa più scomoda del mondo! Ragazzi, è scomodissimo sto coso! Vola come un aereo! Ma ha il carrello, vediamo un po'. No, non conta come carrello. Dov'è il mio logo? È
Perché non ho il turbo? Perché non ho il turbo su sto coso? Perché non è un vero aereo. No, un Desert Express. No, non mi interessa dello scenario adesso. Ragazzi, qualcuno apra internet e mi dica se il voto massimo è A+. Your mission. Viola sottorima. Vomitatemi insieme, ragazzi. Resistete. Secondo voi, con stufo, possiamo superare le barriere? Secondo me sì. Si installa comunque. Aspettate, eh. Il fatto che io riesca ad orientarmi non so cosa fa di me, ma... Ragazzi, è molto importante portare a casa un'info di cultura videoludica. Se non prendiamo S con questo non esiste S, quindi ora lo faremo. Questo è il replay. Abbiamo appena sbloccato un UFO, quindi... Non posso ritirare il carrello perché non è un carrello il suo. Resistete, ragazzi!
Beh, direi che va bene, no? C'è sempre stato il cerchio rosso. Perché mi sa che... Cazzo, c'è la lode. Quindi c'è sopra la più. C'è sopra la più. C'è la più più. Cazzo. C'è la più più, ragazzi. C'è la più più. Ok. Ok, per oggi faremo l'altro livello, così chiudiamo in bellezza e troviamo anche magari il percorso segreto. Seleziona aereo, addio. Sempre BF-109, personalizza. Turbo 4, ecco, guardate il mio logo! Bellissimo, colore. No, vabbè. Fermi. Sutorima, ragazzi. Ah, no, è una riconferma del punteggio, non è... Ok. Bellissimo. Ci sta, non è il nostro aereo definitivo. Desert Express. The ongoing development of Arcady Island and has led to the construction of a railroad. Although mainly for freight transport, it is also used to refuel planes in flight because of the poor facilities at the airport on the island. This area is composed of four islands. Si va! Peccato che abbiamo sprecato il turbo. Your fuel tank has sprung a leak. Fly your aircraft to the airport on the west coast for repair. Weather is clear. Take off and fly due west. The leak in your fuel tank will reduce your range, so you'll have to refuel en route. Visto che è tutto originale, ogni missione è unica. Rendezvous with the refueling train. Continue to the airport and land. Here is how to rendezvous. Fly directly above the train and synchronize your speed. Ok, nessuna pista da raggiungere. Descend until your aircraft engages the mechanism on top of a refueling car. If you are going too fast or too slow, when finished refueling, fly away. You can refuel from the train as many times. Once you arrive at the town, complete your mission by landing. Che figata sto videogioco. Oh, abbiamo fatto già, abbiamo riempito, abbiamo completato la modalità al 100%. Anche abbastanza brutto così il pantone, però.
Che figata! Stiamo facendo delle partite stupende. Via. Ammazza che partitona abbiamo fatto. Perché mi dà? Cos'è? L'arancione non lo capisco mica. Grazie a voi, ragazzi. Poi ti mettono l'ultimo checkpoint lontano. Ah, sono le tangenti delle piste, ho capito. Questo livello l'abbiamo fatto da SSS, eh? Questo livello è da SSS. Questo è stato perfetto, cioè questa è stata una partita perfetta. Bellissimo. Ah, è arrivato il momento. Eccellente velocità imbardata, motore. Potenza più 1, peso più 1.
Propulsore. Calotta. Fusoliera. No. Turbo 2. Mannaggia, che errore che ho fatto. Eccellente stabilità, ma velocità limitata. Alla standard migliorata per la velocità. Io direi motore per ora. Vi ricordate i bei tempi senza alcun tipo di anche solo vago autosave? Vi è piaciuto? Torna presto, Ricciardo, c'è stata. La troverai domani. È stato stupendo, ragazzi. È stato stupendo. Sì, è esclusiva questo Sky Odyssey. È stato esclusiva. E Zoren, Alastor. Ci vorrà un po' Baku no Hilo, ci vorrà un po'. Ma accadrà. Grazie dei doni di questo mese, Zarron. Luglio è appena cominciato e mi avete offerto un inizio di mese che di solito è il momento più difficile. In modo meraviglioso. Domani ci sarà il sub goal che comincerà con il talk show. E ho sempre risposto senza leggere le domande, ma tutte le volte che dicevo ci vorrà un po', era per quando finirò King Kong. Lo finirò assolutamente, è una promessa. E grazie di cuore. Siete stati meravigliosi. E no, domani no, Cuphead lo vorrei fare, ma non sarà immediato. Ci teniamo aggiornati. Benvenuti definitivamente con quest'ultimo nuovo format in Sabaku no Sutorima 2.5. Grazie di cuore a tutti e buonanotte, ragazzi.